Vi piacciono gli assaggi? A noi no, ma li facciamo lo stesso! Bene, dopo questo simpatico inizio, veramente. Ciao a tutti e benvenuti Sì, nella sì. nostra cucina Brava, virtuale! Ma brava. secondo voi, Gabriele, prima o poi, all'anniversario, al decimo anniversario di Due Cuori e una Cappa, la formula iniziale dei nostri video la imparerà oppure voi è Brava, un unconventional ti volevo fare i complimenti perché le tue intro iniziali veramente sono di quelle che scaldano il pubblico. Mi fanno sempre i complimenti scaldano per il le pubblico, la userei anche per scaldare le castagne in inverno, un'intro tua, sì, brava, brava, complimenti. E quindi dopo questo le intro dei miei canali sono una certezza. Brava, tu sì, no. simpatia dilagante, veramente. Allora... Bravi, e se siete qui vuol dire che volete ancora una video ricetta, ma oggi no. 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 Oggi assaggi dal assaggi, mondo. Assaggi, assaggi. Anche la cucina è un po' così, messa sì, oggi è leggermente un po', di spiego, un po'... perché anche lei è piegata dinanzi a cotanta stranezza. Sì, sì. E siccome ci avete richiesto in milioni, sì. milioni, pur essendo solo 17.000 iscritti, ma ci avete richiesto in milioni il video assaggi, noi ve lo facciamo, sì, perché a noi piace farci del male con queste cose. No, sono cose buone, strane. Ci date lo spunto di provarlo. Vabbè. Tutte cose acquistate da noi. Vabbè. Cominciamo subito, c'è qui anche Enzo Zino sceglierà lui. Che sceglierà cosa. Se mi vedete toccare i capelli, sì, perché vedo questo ciuffo che è tipo sparatissimo. Secondo me hai dei pidocchi, vai. Può allora, essere. Scegli la prima cosa. Ti vuoi assaggiare? Ah, ah bene, certo, bene. Enzo cosa poteva scegliere? Voglio assaggiare i marshmallow americani. Ma perché... questi sono prodotti in Europa, però. Volevo assaggiare i marshmallow americani e allora ho comprato questi che sono prodotti in Europa. Bene. Ma ce ne siamo accorti dopo. Non importa, dai, li assaggiamo, li vediamo come stanno. Ma non è cosa ingannevole, BBQ, marshmallow, the easy rider, qua c'è scritto the American way of all life. The American way of life e poi sono prodotti in Europa, ma insomma. Grandissimi cornuti. Vabbè, vabbè. Volevo assaggiarli perché questi dovrebbero essere quelli che si riescono ad arrostire e voglio vedere se sono uguali a quelli italiani. Tu l'hai assaggiato quelli americani, ti è mai capitato? Posso no. assaggiarli anch'io? E li volevo assaggiare, prego. Prima il piccolino, tu quale prendi? Bianco quello rosa? Bianco, e io quello bianco. Rosa. Che siamo carini. Ma meno morbidi di quelli italiani. È buono per me. Buonissimo. Come quello che abbiamo fatto. Sapete che sono un po' diversi dai nostri? Meno dolci, però più vanigliati e molto più... più consistenti in bocca, anche. Non si sciolgono velocemente come gli altri. Sì. Non ti ricorda qualche parente, qualcuno? Dai, dai, dai. Vi prometto che oggi ci sarà sicuramente il momento aneddoto, quindi state attenti. Arriverà. Sicuro, sicuro. Arriverà. Come non sono? È questo il caso, ma comunque, arriverà. Sono buoni per me promossi, dai. Per me promossi. Ma quello bianco di che sapeva? Quello bianco di vaniglia. Anche vaniglia. Quello rosa, non sa di fragola. Ah, dai. Poi, un'altra cosa. Vuoi schiacciare prima di là. The real hand cooked sea salad malt vinegar patatine al sale di mare e aceto di malto? Che ne so io? Cerchiamo la traduzione. Patatine cotte a mano, nel senso che ci mettono una patatina e la mano dentro, quindi ci sono anche le dita dentro. Gusto, sale, vaniglia e aceto di malto. Brava, sono brava. Una translator. Veramente, sei un traduttore. Sì, sì, come Google traduttore, traduco come lui. Allora, aceto, molto aceto di malto. Una patatina. Tieni amore, vuoi assaggiare? No, tu hai marshmallow in bocca, non mischiare. Vabbè. Patatina. Peggio che... Peggio per voi che li avete presi e sono amarissimi. È come se vi mettete in bocca una patatina normale e poi ci buttate dentro l'aceto. Ma troppo aceto. Però, sai, sono di quelle che un attimino all'inizio ti lasciano stordito e poi... Hanno il sapore di qualcosa, di cinese. Di cinese. Tu pensi che hanno utilizzato un cinese per fare queste? Silenzio. Gli ricorda qualcuno? Un piatto del ristorante cinese. Gli involtini primavera crudi, quando ci mettete sopra
la salsa di soia. Pazzesco, a me completamente non me lo ricordo. Lo stesso sapore. Di soia, sanno di soia, non di malto. No, un aceto pazzesco. Va andiamo bene, avanti. Andiamo avanti. Troppo forti, non mi sono piaciute. Buona la consistenza, belle croccanti e fresche. Però non mi è piaciuto troppo aceto. Continuiamo sulle patatine. Queste qua come sono? Queste si chiamano You Welcome Krupuk. Allora, ingredienti, li dobbiamo leggere per forza. Sono tapioca. Caldi di gamberi. Sono patatine alla tapioca. Wow, sapete? Aneddoto. Oh. Vai con l'aneddoto. Parti con la musica, maestro. La tapioca io l'ho conosciuta quando ho svezzato Enzo. Tapioca. Pappa la tapioca, messa in bocca ad Enzo, spruzzo di tapioca sul morto. Non gli è piaciuta per niente la tapioca ad Enzo. Allora, vediamo, comunque sono cialde di gamberi. Secondo me adesso mi piace. Ma come? Qua c'è scritto cialde di gamberi. Ma c'è scritto sono nuvole di gamberi? Cialdi, c'è scritto cialdi. Vabbè, cialdi di gamberi, quindi sarebbero le nuvole di gambero. Assaggiamo, vediamo. Comunque, gli ingredienti sono amido di tapioca, oli vegetali, virgolette, semi di girasoli, gamberetti con una T gamberetti. Che con due sta malissimo al 20%, zucchero, uova scritto in grassetto, sel, sarà sale, esaltatore di sapita. Vi faccio vedere l'autenticità di ciò che mi sto dicendo. Io non mangio perché mi piacciono le patatine. Allora, le... anche loro hanno tradotto con Google traduttore sicuro. E allora le mangio io pure. Sono le nuvole di gamberi, che schifo! A me queste piacciono! Sì, ma fatte dov'è fresche! Buono! A me non sta male! Ma non sta piacendo niente, raga! A me piace! Che schifo, di pesce morto! Un attimo! Bene, bene! Bene! Che vuoi? Non mangiare, bebè! Mentre la masticate, no, leva questa roba! Ah, mentre la masticate è tutto ok, ma dopo quando vi risale il tanfo, sapete che sapore ha? Quando passate da una bancarella del pesce che ha appena finito tutto, gli è rimasta solo la puzza. Da bere? Ok, da bere. Non so se adesso aggravo. In onore a mio marito. Al mio marito. Ho voluto scegliere lei, il sì. Mango Nectar Gina. Sì, sì, Gina come nome. Chi è Gina? Di mia suocera, il nome di mia suocera. Tutti vorremmo una suocera ridotta in lattina, giusto? Mi sono sporca. Ah, la punizione. Cominciamo male. Cominciamo male, cannuccia, tieni. Una suocera in lattina. Da dove viene questa? L'America. Ah, cos'è? Acqua. Filippine. Polpa di mango al 35%, zucchero. Non è male, il primo assaggio. Scusa? Non è un fermo immagine. Sono rimasta proprio così. Non mi fa impazzire, è viscida. Cioè non è. È viscida. È per quello che ti arriva che sembra che. Secondo me è un po' andata, un po' tipo che. No, no, è proprio così. Il mango sapete che è cremosino e mantiene la stessa consistenza cremoso liquido là dentro. Un saluto a Mango, ciao Mango. Ma cosa proviamo adesso? Altre patatine. Hand cooker, ma c'era scritto che erano hand cooker cotte a mano. Real strong cheese and onion. Formaggio forte e formaggio forte. Formaggio forte? Patatine al gusto intenso cipolla. Di cipolla e formaggio. A me quello intenso spaventa. Attento che cadi. Secondo me abbiamo un alito tipo da batte da arma biologica. Alla fine verremo usati come deterrente. Possiamo aprire? Queste le mangiamo. Dai. Ma non le posso mangiare? Queste? Odore forte di stantio. Sì, queste sì. Odore forte di stantio. Ne posso mangiare? Buono. È di menta. Ma per me è un po' piccante. Buone. Dolci. Croccantissime. No. Un bello spessore di patatina. No, non è. Arriva prima il formaggio un po' grezzo. Aspetta che gli do il coprello.
E poi la cipollazza di quelle, però cipollazza buona. Sì, sì, di quelle cipolle non sintetiche, non ha il gusto della cipolla. Di cipolla fritta. È mia. Buona, 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 compratela. Tutte queste patatine sono costate 1 euro a pacco, queste piccoline. Altre patatine! Vabbè che quello che c'è dopo è peggio. Real! Sale marino e black pepper. Queste dovrebbero essere quelle che piacciono a me, sale e pepe. Belle queste, quelli anche belle. A vedersi. Vi faccio vedere, ve ne prendo una. Queste saranno le mie preferite. Gabriele, tu mangiane poche. Allora, bellissime a vedersi. Se vi piace il pepe nero, pizza. Ma super, quanto sono super, come dice Enzo. Ma dai, quanto sono buone! Vuoi mango? No, no. Durante il video si può fare solo questo, eh? Ah sì? Certo. Allora, ragazzi, se vi piace il pepe nero, questa è la patata che fa per voi. Sì, la patata. Buona, buonissime, queste sono buonissime, veramente. Buonissime, però... è stranissime, ha un gusto diverso. E se lo compagni con quello, ti sa meno schifoso quello. Dai, buone! Questa è la cosa più strana, come più nuova come gusto. Aspetti di mangiare, si può fare il video con te che rumini? Allora, e non ridere, è la cosa dal sapore più insolito, sì, sì, anche sì. Se è la cosa più comune. Nel senso, non è una cosa strana, non è una cosa di sintesi, però ha un gusto diverso da tutte le altre patatine. Bravo. Perché il carico di pepe è pazzesco ed è buonissimo. Fallo vedere ai nostri amici in televisione. No, no, questo è il carico di pepe, carico di pepe. Boy, che c'è scritto? Cos'è sta roba? Boy Bawang Cornick. Cornick? No, sarà il c'è scritto il c'è mais scritto. Ah, qua Boy Bawang Cornick's Chill Cheese Flavor Snacks. Mais fritto, olio vegetale di cocco di palma, condimento in polvere. Vabbè, non le leggo, se no manco le assaggio. Guarda, perché è così piena d'aria sta cosa? No, è lontana la scadenza. Vado. Assaggiamo. Basta, basta una. No, solo una, papà. Solo una. L'aspetto è questo. Piccante? Ah, sono quegli aperitivi tipo cinesi. Questo è il gusto formaggio, però. Com'è? È una cretinata. Il retrogusto è strano. Diciamo che sono quelle cose che al primo... al secondo, al terzo, ma al quarto, se hai l'aperitivo accanto e li hai davanti, poi ti scopano. Bello, bello, brava, brava, brava. Assomigliano come sapore, avete presente quelli là? Quelli tondi di riso. Brava, hai visto? Brava. Ma penso sia la paprika. La paprika, brava, la paprika. Andiamo avanti. E ora, queste, le Tropic Max platano, le patatine di platano. Le platano, le quelle preferite da Rocco. Light and Salad Snacks. Assaggiare? Sì. Sembra di banana? Sì, un po' di banana. Banana! Banana, banana. Vabbè, il platano è conosciuto. Il platano è conosciuto, sì. E quindi questo è... questa specie di banana che poi però non si mangia da fresca ma solamente da non masticata. È banana, è platano, è diverso. Ho detto questa specie. È una specie. Tieni. Sì. Le posso assaggiare? Tieni. Di che sa? Non mi piace per niente. Come dice quello. È moscia. È una banana. Una banana moscia. A me non mi pizzica. Non mi piace, sapete perché? Beh. Perché non è croccante, è friabile. Vero? No. È bocciato. Bocciata. Prima cosa bocciata definitiva. Non lo so, sai, però a me... Gabriele oggi ha fame, diciamo la verità. Gabriele oggi a pranzo ha mangiato poco. Quindi secondo me anche se gli hai dato un piede di tavolino, lui lo addenterà e dirà oggi devo dire che tutto sommato, a parte i tarli, no. Queste no. La parte dei tarli è la migliore. E adesso proviamo Tilda e Tilda 2. E Tilda Junior. Allora, quello mio. Ah, aspetta, io non sono bravo nel produrre, quindi me lo leggo
qua. Leggo il mio. Il mio è preparato a base di riso basmati integrale precotto con fagioli neri e cocco. Voglio morire. Il mio invece è riso basmati integrale al vapore con verdura gratinata. Oh, ed ecco qua dentro, è già cotto. Schifo. Questo però va messo in microonde. Quindi bisogna aprire 2 cm il packaging così e porlo in microonde a riscaldare. Dopodiché o si muore o si assaggia. Allora, dammi che devo rimestare questo simpatico. Lo mangiamo così direttamente in busta. No, dammi la forchetta l'altra. Ma tutto appiccicato. L'odore non è male. L'odore non è male. Io non l'ho assaggiato. Che schifo, ragazzi, non lo voglio assaggiare. Io. È come un risotto in busta, è un risotto in busta. Non lo voglio, ma pronto! Non è che l'ho cotto io. Pronto, chi parla? Ci sono pezzi di peperoni e altro. Ah, ecco, ecco. Dai, prendi un... No, prendi. Mamma, ma tu? Questo è ciò che dovrò introdurre nel mio stomacchino. Io? Ma già stai mangiando? Papà. Non fate niente, se non dimenticate il sale, tutto slegato. Tutto niente, niente. Adesso assaggiamo quello. Bene, che è uno spreco. Per fortuna è già nel sacchetto, quindi è facile da buttare. Ha bocciato. Proviamo l'altro. Secondo me è come quello. No, secondo me è peggio, anche il colore è peggio. Eppure l'odore sembra buono. Prima di cuocerlo, ora senti un po'. Fammi vedere il colore. Questo è fagioli. Cioè questo ti siedi in gabinetto e non ti alzi più. Oppure ti alzi troppo. Riso integrale. Viene da vomitare. Lo assaggio anche io. Meglio di quello. Bene. E ci lasciamo con questa faccia di ombrette. Passiamo al prossimo articolo. Appunto la bevanda. E per concludere in bellezza e tornando in Italia, passate un attimino da Monica e assaggiamo il cioccolato fior di sale. Devo dire una cosa su questo. Fior di sale d'infresa. Che non sai neanche tu. Questo l'ho visto nel video di Crafty Mary, che è una ragazza che mi segue e che ha a sua volta un canale. Salutala, saluta. Ciao Mary! Saluto suo marito. Ciao marito di Mary! Hanno fatto 10 anni di marito di Mary, tra l'altro. Auguri ragazzi! Auguri! Bene, mi hanno fatto venire un'acqualina mentre mangiavano questo cioccolato, sì, perché poi se lo sono strafogato come pazzi. Buono, non ne ho fatto neanche un po', e io ci sono andata a comprarmelo e ora lo provo anche io, perché anch'io! È cioccolato al sale che io adoro. Posso? Prego. Per vedere la confezione, l'ho provate dentro questa confezione di plastica. Vabbè, le cioccolate, scusate, io sono abituata, le cioccolate di Monica hanno tutte questa questo incarto, perché sono quasi tutte questi incarti un po' più anticozzi. La cioccolata di Monica è un cioccolato lavorato a freddo, quindi il cacao è distaccato dai granelli di zucchero. Ma che sembrava? Però è cioccolato normale. Sì, però sì, sì, certo, è compatto. Noi abbiamo già rotto la tavoletta dentro, adesso lo apriamo e ha un aspetto un po' ruvido e opaco, ma è proprio quello che deve avere. Assaggiare? Sì, certo. Amore, un attimo. Faccio vedere come si presenta. Così. Visto? È così, ruvido. E i cristalli di zucchero, vedete, sono belli in evidenza. Quello invece più grosso non è Venere, è un cristallo di sale. Sale? Sì. No. Sì, amore, lo devo. Papà è un ingordo. Avete visto? Il bambino gli fa, posso assaggiare? Lui se l'è ficcato tutto in bocca. Tieni, amoruccio. Questo lo puoi mangiare tranquillamente. Cioccolato di Monica è un cioccolato che dovete assaggiare per forza. Aneddoto! Posso partire con l'aneddoto? Se volete provare alla lontana, a me è piaciuto, la sensazione del cioccolato di Monica, mettete in una tazzina da caffè un cucchiaio di cacao amaro, un bel cucchiaione leggermente più grosso di zucchero, mischiate insieme, mettete l'aromatizzazione che volete, vi consiglio la cannella o il peperoncino, naturalmente in piccole dosi, mischiate, poi prendete un cucchiaino e ficcatelo in bocca. Io da piccola ci andavo tipo cane. Era la mia merendina. Vi mettiamo una foto di quel momento.
Mangiare? No, era la mia merendina da piccola, molto spesso mi leccavo così dalla tazzina. Che pensi che ti abbia creato dei problemi questa cosa? Non lo so. Secondo me sì. Era buonissimo. Fateci sapere se anche voi facevate di questi snack. È la prima volta che assaggiai il cioccolato di Monica. Mi ricordai quella sensazione, quella ruvidezza dello zucchero che ci scioglieva insieme al cioccolato, creando quell'aroma meraviglioso. Brava, e quindi ora ritorniamo a colori e continuiamo con l'altro assaggio. Cosa ci propone la casa? Wow, ancora cioccolato di Monica. Ragazzi, questo lo devo prendere per forza. Cioccolato al gelsomino. Che voglio provare, non lo consumeremo tutto perché poi questo è fondente, quella com'era? Fondente. Anche quella nel fondente. Gelo di melone, perché voglio fare il gelo di melone. Vi piacerebbe fare il gelo di melone con fatecelo me? Fatecelo sapere, postateci il vostro sito. Il gelo di melone con due L però da noi è quello rosso, il melone, non è quello giallo. Il gelo di anguria. Confezione. Chissà com'è questo il gelsomino, da noi è la pianta tipica il gelsomino, è una delle nostre piante fondanti, fondanti, no? Dell'estate. Fondante, certo. Il gelsomino accompagna gelsomino, ginestra. No, glicine no, vedi glicine? Glicine dove? In Sicilia, al nord glicine. Gelsomino, zagara, sono i nostri... Il glicine no, perché l'ho detto prima, mi ha detto di no. Abbiamo finito tutti gli assaggi. Sono i nostri odori tipici. E senti, è la pala di fico d'India? Lo quest'uomo? Assaggiando? Sì, amore. Certo, tieni. Questa volta non l'hai fatto assaggiare al bambino. Che odore! Wow, si di sente caffè. Proprio... Di caffè. Mio figlio, questo a te non piace. Lo sapevo. Provate questo cioccolato al gelsomino. È buono, è particolare, a me non piace. Però. Perché avete il gelsomino in bocca? Com'è la pubblicità del Colgate di una volta? Però ti spunta un fiore in bocca. Però il retrogusto ti risale e quindi senti. Che buono! Come se ce l'avessi qua. Che buono, glielo regaliamo uno? A chi? A loro. Sì, e quindi giveaway! Buonissimo, e quindi siccome siamo buoni anche noi, ve ne regaliamo uno! Lo dovete provare, no, lo non lo abbiamo adesso a casa, dobbiamo andare a comprarlo proprio per voi. Perché dovete assaggiarlo. E no, se... mandiamogli questo usato. No, ve lo andiamo a comprare perché è un gusto così particolare. Allora, io scelgo questo e Gabriele, mentre è in negozio, sceglierà un altro gusto per voi. Così vi arriveranno due tavolette di cioccolata, una a sorpresa e una sappiate che è questa al gelsomino. Che è spettacolare, è una sciccheria, questa con un caffè, con un tè, sì, buonissima. Quindi lasciate un commento qua sotto e in questa data che vedete in sovraimpressione faremo l'estrazione. Non vi chiediamo nient'altro. Va bene? Non vi chiedo nient'altro, neanche di iscriversi al solo di iscrivervi per due volte consecutive su Poti Toys. Per due volte. No, a parte con gli due scherzi. Account differenti. A parte gli scherzi. Non vi chiediamo nulla, partecipate a questo giveaway simpatico per farvi assaggiare, perché veramente ci teniamo a farvi assaggiare un pochettino di Sicilia in tutti i sensi. È sia troppo buono dal punto di vista aromatico che organolettico, giusto? Brava, abbiamo finito? Abbiamo assaggiato tutto? Sì, con questo profumo in bocca di gelsomino che è qualcosa di spettacolare e persistente, vero? Tu pensa, se ti esce già questo profumo dalla bocca, figurati se è esce da altre parti. È un misto di cioccolato. Non lo sappiamo, comunque... Ma perché mi rovina la poesia? No, invece, a te che vincerai il coso, documenta tutto. Va bene. Fateci io sapere. Spero che cosa ti devono fare sapere? Smettila! Ragazzi, un giveaway, ragazzi, che è proprio venuto dal cuore perché non l'avevamo pensato assolutamente. Che fai? Gli mandiamo questo al sale? No, lo scelgo io. Vediamo che altri gusti che ci saranno, perché il sale è buonissimo. Però è un gusto normale. Sì. Ma questo. Oh mio Dio! Vediamo se riesco a trovare quella alle pale di fico d'India, dove ci sono anche le spine. Chissà, vediamo. E quindi, un regalo dal cuore che viene da Docorina K. E mi raccomando, quindi, condividete questo video, iscrivetevi alla pagina Facebook e a tutte le altre pagine, anche quelle gialle. E noi ci vediamo al prossimo video. Sempre qui, sulle vostre tavole. Un bacio, in bocca al lupo! Ciao.